Ciao, benvenuti nella magica atmosfera del mio studio. È venerdì e dunque tutorial wire. Allora amici, oggi impareremo a fare il nodo Tobi. È un nodo tipico del macramè, viene dalla Cina, è molto facile, ma noi lo faremo con i fili. E vorrei mostrarvi ora una scheda di 30 secondi sul nodo Tobi. Parta la scheda Tobi. Oh, dai che dobbiamo lavorare. Scheda Tobi. Cioè, ci vuole un sacco di tempo per l'editing. Almeno fammi mangiare, fammi fare colazione, una merenda, qualcosa. No, non questo cagnolo bello, lui. Ciao Pipa. Neanche questa, dai. Ecco qua, Pipa Knot. Il nodo Pipa è un nodo macramè cinese unico che si basa sulla forma della figura 8. Questo nodo storico esiste da molto tempo, è stato visto spesso sugli antichi abiti orientali come fermaglio e per la decorazione. La pipa è inoltre uno strumento musicale cinese simile al liuto, che ha la forma di una pera come questo nodo. Ecco, meno male. Questo era il nodo Tobi nella storia e adesso noi lo faremo. Il materiale da cui partiamo è veramente minimo. Del filo che sia un po' più grosso di un millimetro, possibilmente, altrimenti un millimetro. Io uso il mio solito filo d'acciaio, quindi adesso vedremo come andrà a finire, perché il filo dovrebbe essere preferibilmente morbido o al massimo semi duro. Poi una pinza per lisciare il filo, per raddrizzarlo, anche uno strofinaccio, qualcosa, dei guanti che possano aiutarvi a farlo, una pinza come questa o in alternativa, o in alternativa come questa, un pennarello e una taglierina. Taglieremo due sezioni di filo lunghe 30 cm, può essere anche di più, dipende molto dal vostro filo, dalla mano, poi vedrete, dalla grandezza che darete all'orecchino. Questa è una grandezza direi minima, 30 cm. Due segmenti uguali. Allora, io sto usando l'acciaio, quindi non mi è possibile raddrizzare più di tanto. Per l'acciaio usate sempre una pinza a parte, una pinza perdere, una pinza per metalli appunto come l'acciaio, non quelle che utilizzate per i lavori di fino, se no la perdete. Ed è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Adesso ci serviranno le mani e poche altre cose. Adesso prendiamo un'estremità del filo, segniamo 3 centimetri dalla fine e poi la metà di questo segmento, ovvero un centimetro e mezzo. Fate questi due segni. Poi con la pinza a punte coniche, può essere anche questa, però se usate questo tipo, fate un segno sulle ganasce della pinza, perché poi dovrete riportarlo sull'altro segmento, cioè sull'altro orecchino. Io userò questa, userò il primo step, prenderò il filo qui dove c'è il segno, ok, e lo piegherò in due, in questo modo. Ora, sempre tenendo il filo in questo modo, aiutandomi con una pinza possibilmente piatta ma anche di questo tipo, stringerò i due fili l'uno contro l'altro in modo da chiuderli in un certo senso proprio al di sotto della pinza. Vediamo se ci sono riuscita. Il filo è molto duro, ecco qui. E facciamo un gancio, in sostanza, vedete? Questi altri due fili devono stare appaiati, vicini, in questo modo.
con un oggetto di uso comune disegno, come ho appena fatto, una specie di goccia. La tengo molto bassa, vedete? La tengo quasi all'estremità del filo corto. Può essere dalla grandezza che volete. Quindi è proprio da questo che dipende poi anche l'uso, il consumo del filo. Mi raccomando, mentre lavorate su un orecchino, dovrete portare avanti allo stesso modo, cioè facendo le stesse cose, sull'altro orecchino. È in questo modo che potrete avere due oggetti il più possibile simili. Allora, adesso il filo è sul davanti del lavoro, quello che considero il davanti. Faccio girare il filo attorno al perno e lo riporto sul davanti. La parte bella di questo lavoro è proprio l'incrocio che si deve vedere. Se il filo si dovesse sformare, utilizzate ancora la forma di prima. Poi siamo sul davanti, dicevo, porto il filo verso il basso e comincio a modellarlo seguendo, stando all'interno del cerchio precedente e seguendo la forma del cerchio. Schiacciamo un pochino qui sopra. Ora io piano piano cercherò di modellarlo. Potete naturalmente decidere quanta distanza creare tra un giro e l'altro. Potrebbero essere giri che si toccano oppure che hanno un po' di luce tra l'uno e l'altro. Riporto il filo quindi sul davanti, vorrei raddrizzare questo perno, vediamo se riesco in questo modo. Ok. Va un po' meglio, vedete? Siamo qui, torno sulla parte posteriore del perno, così, e porto il filo sempre davanti, scendendo. Quindi il secondo giro non si sovrappone al primo, ma è sotto. Ecco, adesso vi mostro da vicino. Questo è il nodo cinese, che si forma una specie di treccia che si forma sul davanti, o meglio che io lavoro in questo modo. Allora, questo filo che sto utilizzando ha perso un po' la sezione quadrata. Ops, fatemi tornare qui. Allora, non vi preoccupate, l'ho utilizzato varie volte, lo riavvicino, adesso è diventato, ecco, un pochino più duro però. Allora, sono sul davanti del lavoro, vedete, di nuovo formo. Potete anche aiutarvi con uno strumento, con una dima, qualcosa di forma rotonda. Di nuovo formo questa specie di goccia. Allora, noi adesso la correggiamo, visto che il filo ha subito vari trattamenti. La correggiamo con questo, altrimenti possiamo usare eventualmente anche un attrezzino o... così faccio un po' meno fatica. Vediamo un po' com'è andata. È andata benino. Più piccola, più piccolo, più piccolo. Questo non vi succede se usate un filo morbido. Così. Ok, si forma un altro incrocio. Questa è la parte anteriore. Potete andare avanti così. Poi ripasso, guardate, ripasso di nuovo dietro. Se è il caso, tengo un po' più schiacciata, se è il caso, questa parte sporgente della treccia. Lo posso fare in vari modi, ma delicatamente, perché poi sposto tutti i fili. Ok, e sono arrivata alla fine. Ho tre fili da un lato e tre fili dall'altro. Allora, io adesso faccio così. Naturalmente potrei andare avanti all'infinito se volessi,
o perlomeno fino a riempire il vuoto, e ora taglio con la pinza per l'acciaio, porto il filo all'interno, ok, e lo vado a nascondere qui dietro. Naturalmente voi userete, io userò una mola, voi usate pure un altro strumento, una lima è la cosa più pratica per rifinire le estremità, e lo schiacciamo, lo limiamo prima e lo schiacciamo contro gli altri fili in una posizione poco visibile. Ecco qui, vogliamo vederlo più da vicino? Si sviluppa verso il basso, quindi i giri vanno fatti verso il basso. Se volete fino a coprire questo pezzettino di filo, o lo potete limare, all'interno potete mettere una pietra, potete lasciarli così, potete farli più piccoli, più grandi, o potete allungare, aggiungere almeno 20 cm di filo per riuscire a riempire completamente questo spazio. Adesso voglio aggiungere delle pietre, aggiungerò dei calcedoni di color pistacchio chiaro per farvi vedere com'è carino anche così. Amici, avete appena scoperto uno dei segreti che costella la mia vita, o meglio ammanta la mia vita di un oscuro manto, e cioè che sostituisco le parole e soprattutto nomi di persona e a volte anche di oggetti, di cose, e lo faccio spesso, non vi spaventate, intanto vi sarete fatti una grassa risata come l'ho fatta io. Allora amici, mi raccomando, usate il filo cotto per avere dei risultati eccezionali, e se volete altri tutorial, se volete che si parli di arte, se volete che si parli anche di studio vlog, se volete che si parli, insomma, è meglio che la fermi qui, ecco. Allora amici, io vi aspetto qui venerdì prossimo. Grazie.